Ciao ragazzi e ragazzi, eccoci finalmente arrivati con un nuovissimo vlog. Allora, se vi siete persi il video di ieri, io ieri ero sempre qua, nello stesso punto, abbiamo mangiato insieme, abbiamo pranzato con un McDonald's e vi ho raccontato un paio di cosette, quindi se ve lo siete persi ve lo lascio qua sotto nell'info box. Ma oggi cosa dobbiamo fare? Oggi andiamo al The Mall! Finalmente il The Mall è un outlet di brand di lusso, quindi c'è Balenciaga, c'è Gucci, c'è Fendi, c'è Burberry, c'è Bottega Veneta, insomma ce ne sono un pochini. Non ci sono mai stato, quindi è la mia primissima volta e quindi andiamo perché devo vedere la strada. In realtà, devo vedere la strada e ci vorrebbe tipo un'ora su per giù. Dai, eh? Perché non mi va qui? Ok, aspetta. Demol Firenze, però. Demol Luxury Outlet Reggello. Leccio. Ma perché va piano? Ok, dovrebbe essere questo. Ci siamo. La più veloce, 47 minuti, oh mamma. E devo prendere l'autostrada. Benissimo. Avvio itinerario. Ci siamo. Ok, 3, 2, 1. Arrivo previsto per le 13. Partiamo. Aiuto, che paura! È la prima volta che prendo l'autostrada da solo. Da quando c'è il Covid, praticamente. Comunque manca 30 km e siamo arrivati. Cosa mi devo comprare? In realtà non lo so, spero solo che non ci sia tanta gente, spero che tutti siano al mare. Per quanto riguarda il traffico, per ora va tutto bene, quindi a regola sono tutti a prendere il sole, speriamo. Comunque, non so quello che devo comprare, ma vorrei trovare un paio di sneakers da Gucci perché mi ci sono trovato troppo bene e voglio vedere se magari queste che ho, siccome sono comunque vecchie, sono di qualche collezione fa, voglio vedere se le trovo lì scontate. E poi se c'è uno zainetto, vediamo, vediamo. Comunque è tutto all'avanscoperta. Adesso basta che non voglio fare incidenti, ci vediamo appena arrivo. Raghe, siamo arrivati! Devo trovare parcheggio. Allora, non ho visto tanta gente in realtà, meno male, ma non c'è posto. Non c'è parcheggi. Eccolo, trovato, trovato. L'ho trovato. Guarda, sono veramente emozionata, ve lo dico. Oh, ci siamo. Allora, vedo già, e lo vedete anche voi, il mega negozio di Gucci. Ma vi dico subito che in questo vlog non vedrete Gucci perché ci farò un video a sé che vedrete domani. Sono uscito, sono stato più di un'ora dentro Gucci, però primi acquisti fatti. Ora non c'è tempo da perdere perché c'è da scoprire tutto questo. Villaggetto, Givenchy, non mi interessa. Ah, andiamo a vedere prima la mappa, così per vedere su per giù i negozi che mi possono interessare dove sono e poi vediamo. Ho già visto Givenchy. Ah, ho visto Fendi. Laggiù, laggiù. Allora, la mappa è questa qui. Ora, mando sono scritti su. Non c'è scritto nulla. Ah, questi sono altri negozi. Ah, direi questi non mi interessano. Allora andiamo a quella là che è più completa. Però vedete lì c'è il negozio di Givenchy. Oh, lì c'è Prada. Dopo andremo lì da Prada. Poi c'è Emporio Armani, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta. Bottega Veneta dobbiamo vederla. Allora, questi sono tutti i negozi che ci sono. E questi sono gli altri. Stoppate il video per vedere. Andiamo al 9 subito. Dov'è il 9? Il 9 è qua. Noi siamo qua. C'è da camminare un pochino.
il 9 Balenciaga. Quindi dobbiamo andare da Balenciaga. Non vedo l'ora. Che bellezza. Quanto mi piace sta cosa. Sono un po' all'ombra perché forse non vi ho detto, ma vi voglio ripetere, che non vi ho fatto vedere niente del primo negozio, cioè quello di Gucci, perché ho registrato un vlog interamente dedicato a quel negozio, perché è troppo grosso, quindi ve lo metto domani online. Ma carino per mangiare e riposarsi, benino. Mi può interessare anche Fendi, ma prima voglio andare da Balenciaga, se riesco a trovarlo. Ma benino, con tutti gli aquilonini. L'ho trovato, entriamo. Dobbiamo assolutamente entrare a vedere cosa c'è. Allora, c'è questo maglione che ho comprato uguale, solo che è nero. Ora, con gli sconti l'ho comprato, però fortuna vuole che qui costa uguale, su per giù. Ok, bellino. Mi piace, mi piace. Il negozio è un po' così, un po' piccolino, così, eh. Però ci sono tante cosine belline, tipo questa camicetta bellina. Man. Sì, sì, mi piace. Ah, belli questi. Quanto costano? Allora, le triple S, così, 5 denti. Belline. Però sappiamo già che non me le metto. Queste ce l'ho. Ce l'ho, uguali. Però sono più così, tipo nere così. E non lo so quanto costano, non c'è scritto. Allora, questa camicia 3,75 invece che 5,75. Sembra bellina, mi piace. Le felpe, anche queste così, per giù, solo che bianca come me la metto. Questi costano 300 euro. Non lo so. Posso dirvi un attimo una cosa? Un po' deluso. No. Ok, sì, c'erano poche cose da uomo in realtà. Gli sconti sì, rispetto al Gucci tipo erano del 20, 25. Qualcosa di carino c'era, ma non siamo qui per sperperare soldi così a caso. Sì, mi sono messo qui così, bellino. Quindi dobbiamo finire il giro. Voglio andare da Prada, Burberry, Fendi e Bottega Veneta. E poi, ah, loro piana anche. Vediamo, vediamo. E poi ho sete, quindi mi sa che prenderò l'acqua. Nel frattempo c'è un Inception, un vlog del vlog, perché sto facendo 800.000 video insieme. E voi capite, io coglione a giro con 27 telefoni, non so dove parlare. Siamo da Burberry. E ho già visto un po' di robe che mi piacciono, ve lo dico subito. Tipo, io vorrei uno zainetto fatto così, capite? Fatto così, mi piace. Il problema è che... Oh, tipo quello. Tipo questo qui. Quello costa 1090 euro, scontato 6,95. Quindi mettetevelo in conto, eh. Ricordatevelo, perché nel caso si ritorna e si piglia. Vi ricordate questo in cashmere che ho io? Guardate qua. Ta, 4,90. Potevo venire qui. Raga, il problema di Barbie è che è troppo grosso. C'è troppa roba da vedere. Come faccio? Mettiamoci con calma e si guarda tutto. Oh, bellini! Queste bellini! Costa 2,40 invece che 3,70. Bellini! Anche la camicina così mi piace. C'è stato un periodo dove le portavo tantissimo, da 2,80 a 2,10. Allora, i trench, così, 200 euro meno. Ci può stare, ci può stare, ci può stare. Posso dire, Burberry per le donne molto, per gli uomini un po' meno, però forse quello zainetto me lo comprerò. C'è una ragazza che ha salutato, adoro. Proviamo ora da Fendi, dai, guardiamo.
ci sarà qualcosa, spero. Un pugno in un occhio, questo è carino, mi piace. Però, diciamo, quant'è la felpa? 8,90 e 4,45, la metà, vedi, 50 anche qui. Questi carini, bellini, ma non me li metterei mai. Questa, mega pugno in un occhio, però anche questa 4,60 da 9,20. Mi piace. Come sono entrato, sono uscito. Non mi piaceva molto niente. E c'era una felpa in realtà molto carina che costava da 920 a 480, qualcosa del genere, ma era un XXS. Quindi ora probabilmente devo andare di là a trovare Prada, perché prima vado da Prada. Lì se compro possiamo andare via. Però non me lo posso tenere ancora dell'altro lì. E quindi andiamo, corriamo da Prada, chissà cosa ci sarà. Per ora l'unico negozio che mi ha dato soddisfazioni, e voi non lo sapete, è Gucci, io ve lo dico, Vediamo. Ah, Furlan, Montblanc. No, voglio Prada. Dov'è Prada? Gesù. È che poi Prada è tutto lì, lontano da tutti, ma si può? Allora, qua so che non si può fare foto o video, io ci proverò, ma nel caso vi terrò informato. Informati? Entriamo subito! Però ve lo posso far vedere da così. C'è una borsetta che mi piace e costa in realtà anche 6,30 e basta. Ora non lo so, controllo, faccio un giretto un attimo e poi guardiamo. Raga, ho trovato quello che volevo, per forza, fosse mio per forza. Direi che possiamo uscire subito. Ho preso quello che volevo, però sono stato bravo. Scoprirete tutto voi, ora vado a pagare in cassa, a trovarla. Le casse possono aspettare perché al piano di sopra ci sono i vestiti. Un'occhiatina gliela dobbiamo dare. I don't know. Allora, la cosa è che qua non c'è, cioè ti dice solo il prezzo scontato. Questo potrebbe essere carino per l'invernino. E non c'è il prezzo iniziale, capite? Bellina questa, è classica mia, 2,80, adoro. No, non si può qui, lo sapevo, un po' soprattutto, devo uscire di lì subito, al più presto. Bellino questo maglione, 320 euro, e io lo amo. Sto scendendo. Finiamo il giro, poi vediamo. Intanto quello che dovevo comprare l'ho preso e quindi perfetto così. Ora la cassa è laggiù. Fatto. Allora, posso dire, non mi piace molto il packaging perché non mi hanno dato la scatola. Però ho fatto un affarone, raga. Ora poi domani vi racconto tutto. Continuiamo questo giro. Quindi, riassunto finora, Prada e ho preso la cosa che volevo e l'ho trovata stranamente. Gucci, non ho preso propriamente la cosa che volevo, però super affarone, più, cioè ho fatto il regalo al nipotino che sta arrivando, e Balenciaga delusione e Fendi delusione. Ora, Cosa mi manca? Ermanno Cervino non mi interessa, Moschino nemmeno. Andiamo da Montblanc. Mettiamoci a sedere un attimo, raga. Montblanc. Orologi super belli, 3.900 euro, e però scontati 3.200, 3.100, così. Molto carino, ma io uso questo adesso. Ora, riposiamoci. Beviamo e continuiamo il giro, perché non è finita. Ma non io che infatti dicevo, ma dov'è Versace? È là! Il continuo di lì! Io mica lo sapevo! Ora andiamo nel stanzetto bambini. Molto carina questa zona.
con un calcio balilla, poi dopo andiamo a vedere lì cosa c'è per riposarci un pochino, ma prima voglio andare da Versace. Sto guardando un po' di magliettine. Mi piacciono? Sì, sì. Queste sì, mi piacciono, tipo qui 260, 130, quindi giusto la metà. 50% anche qua. Ah, ma c'è anche rosa. Oh, ma questo maglione è bellissimo. 700 euro invece che 1300. Mi piace. Perché, vedete, avvieni da soli qua. Puoi fare quello che ti pare, ma non c'è nessuno che ti ferma nel provare roba e nel comprare roba. Ciao. Scarpe. Alla metà. Questo occhiale mi calma tantissimo. Probabilmente sono da donna. Ma questo non sono belli. Belli. L'ho trovati. Ok. Sto salendo le scaline. Ho comprato qualcosa anche lì. Meno male, avevo detto che non spendevo soldi. Però, cioè, la mia prima volta, ma vedete? Sono contentissimo, raghi. Ora GCDS. Questa mi può piacere. 149. Perché fa così? Io che mi faccio problemi a registrare il video, c'era una ragazza asiatica che stava proprio facendo la live, aveva appoggiato il telefono e stava facendo vedere tutti i vestiti che c'erano. Cioè, siamo pazzi! Comunque che buono quello che c'è da CGDS, ma non ho comprato niente. Continuiamo l'ultimo giro, perché ho fatto il calcolo di quanto ho speso oggi, per ora. Quindi ciao, meno male che mi mancano tipo dei negozietti un po' così, e vediamo. Lo amo, canino. Sono dentro Bottega Veneti, ovviamente, e il cane. Ah, la cifriamo, 440-300 euro. Va bene. Ora bisogna cercare, in realtà, una... Vedi quanto grande questa cosa? Una cinturina un po' normalina, ok? O se no qualche magliettina, qualcosa così. Guardiamo se riusciamo. Questo pulloverino mi piace molto. E prezzo così. La metà. Bellino. Non mi piacciono molto queste qua. No. Nada. Però 145 euro. Queste mi piacevano, però io la vorrei fine così, di questo colore. È impossibile, non c'è. Sono nel camerino di Bottega Veneti. Ho provato un'altra cosina, che sarà il mio ultimo acquisto, stop. Raga, basta. Non ne posso più. Basta. Sono arrivato al limite anch'io. Sono le 16. 4 ore che sono qui, 2, 3, 4, no, 3 ore. Abbastanza, lì hanno iniziato a mettere la musica. Direi che possiamo andare verso causa, cioè verso la macchina, e parliamo un po' di considerazioni finali. Adoro, sì, direi di sì. Ora fatemi uscire da questo posto. Allora, raga, fassete un attimo. Davvero provato, e ora c'è da fare tipo un'ora di strada ancora. Voglio morire, quindi andremo con calma e tutto quanto. Cosa c'è da dire? Ho comprato un po' di robe, sì. 1, 2, 3, 4 negozi diversi. Prada, Gucci, Versace e Bottega Veneta. Devo dire che sono stato abbastanza bravo, perché ho preso per lo più tutte le cose che mi servivano e che avevo detto nel caso in cui dovessi trovarle, prendo quelle. Ho detto così perché le avevo viste sul sito, quello vero, ovviamente, alcuni modelli di alcune cose che vedrete poi quando farò l'unboxing o video haul. E devo dire che qua mega sconti. Ho trovato per esempio le scarpe, quelle da Gucci, non ho trovato le mie, anche se c'erano, ma non il mio numero. Da 600 euro a 260 io direi che è perfetto,
Poi ho visto anche negli altri negozi, c'era comunque su per giù sempre il 50, su per giù, a parte Balenciaga, che Balenciaga alcune cose era il 50 ma non mi piacevano, altre più il 25%, tipo c'era due cappellini molto carini, non così ma carini, che da 295 li facevano 150 su per giù. E però Balenciaga, mi dispiace, ma è un grosso flop per me, perché non ci ho trovato robe belline che mi piacevano, quindi niente. Grosso flop per me anche Fendi, almeno per quanto riguarda il reparto uomo, non c'era niente. Bottega Veneta, insomma, le borse c'erano, ma costavano sempre un tanto, non vi preoccupate. Ho preso una cosina, chissà se la metterò o se la metteremo nel video comprati e mai usati. Gucci, nemmeno a dirlo, il preferito mio, secondo me. Versace, ci sono delle cosine carine. E anche Burberry, è molto grande Burberry, ci sono tantissime cose che avrei preso se non trovavo niente di queste cose che ho comprato. Però ci tornerò. Ora, fatemi andare a macchina, perché mi stanno a guardare tutti. Adoro. E adoro il fatto che comunque gente c'è, ma non tanta, quindi sono super contento che ho fatto le mie cose con calma e non ho avuto furia, non ho avuto fretta, non ho fatto file. E ho visto anche che ci sono gli autobus, i bus che portano proprio qua, direttamente qui da Firenze. Molto carino. Ci tornerò, bella scoperta. Un altro dei miei problemi adesso è: dove metto tutta sta roba per farla arrivare poi a Milano? Perché i video haul la voglio fare direttamente da casa mia, dato che ho le luci. E soprattutto un altro dei miei problemi è: dove le nascondo tutti questi sacchetti a babbo? Non lo so. Voglio morire. Voglio veramente morire. Ora, boh, mi inventerò qualcosa, vediamo. Meno male che c'ho tipo la valigina e il borsone, che adesso sono vuoti perché, come ben sapete, ho portato tutto giù, i vestiti che non usavo, sì, a Milano, li ho portati giù in Toscana e quindi ora sono vuoti. Quindi ci posso mettere un po' di robine. Ok, metto tutto. Ciao De Mol, è stato bello, tornerò molto presto. Mamma, puzza di McDonald's e c'è qui dentro, devo buttarvi anche quello. Allora, mettiamo il navigatore e tutto. Fatevi mettere il navigatore. Che devo mettere però? Stavo mettendo Milano. Ok, quanto ci vuole? 52 minuti. A regola, speriamo. Evita restrizioni, ok. E ce ne siamo. Allora, ragazzi, che caldo. Aspettate che mi metto le cuffiette. Torniamo verso casa, sì. E poi facciamo qualcosa, vi racconto quello che non vi ho potuto raccontare lì, perché c'era tantissime persone che mi guardavano. Il fatto è che però per il momento sono soddisfatto. Ma mi sono scordato Moncler! No, vabbè, la prossima volta. Sono al casello e c'è un po' di fila, vabbè, un pochino la posso fare, dai. Sapete che c'è? Mi rifermo da McDonald's perché ho sete. Non so se voglio tipo un milkshake o qualcosina. Non lo so, il milkshake mi farà male. Insomma, ho sete. Quindi sì, pausa lì. Me la merito a tutti. Si torna sempre dove siamo stati bene, ragazzi. McDonald's, sei buono. Però ho anche famina, io ve lo dico. Quindi mi mangerò dei nuggets. Dei nuggets. Mamma gentaccia, ma ci sono maranza anche qui? Ma è possibile? Io pensavo fossero solo a Milano. Ok, eccoci qua. Buonasera.
sera tanto già di essere utile. Ciao, sì, allora vorrei 4 nuggets con la maionese. Poi vorrei, lo fate ancora il milkshake alla fragola? Shake alla fragola, sì. E una bottiglietta d'acqua naturale. A posto così? Sì, grazie. Spende 5,90€ plus il sportello per pagare. Grazie mille. Carino. Secondo mukbang. Ma siamo bassissimi, com'è possibile? Come faccio? Ah, mi devo togliere da qua. Ok, così... ci siamo. Va vangu. Ok, così. Allora, così ne approfitto, raghi, per riprendermi un attimo e poi per raccontarvi un po' tutte le cose. Ma non mi ha dato la cannuccia, io come la bevo? Ah, eccolo. Allora, sono contento di questo The Mall? Sì, molto contento, direi. Insomma, molto. Ora, ben già che no. Cosa mi aspettavo? Ve l'avevo detto che le mie aspettative erano tipo basse. Perché pensavo di trovarci appunto poca roba o nulla o robe fatte apposta. Invece devo dire che mi ha sorpreso. Mi ha sorpreso anche in positivo e soprattutto i miei obiettivi sono stati raggiunti, ok? Perché ho comprato tutte le cose che io dovevo comprare e quindi adoro. Gli sconti, ho visto, c'erano, non c'erano gli sconti sugli sconti, forse erano finiti. Sì, sto rimangiando McDonald's, così ho fame, capirete. Capirete poi perché ho detto così. Tra qualche giorno. E roba ce n'era. Sì, ce n'era abbastanza. Ovviamente va a gusti. E secondo me va molto anche a culo, perché le taglie non ci sono di tutti. Ok, quindi sono rimasto un po' così per alcune cose, però alla fine meno male. Penso di aver risparmiato tantissimo rispetto al comprarlo in prezzo pieno, ma lo scopriremo nel video haul che vi metterò ovviamente quando lo registrerò. Ora, mi è piaciuto molto anche come è fatto, un po' dispersivo, tipo Moncler per esempio, che me ne ero dimenticato perché era dall'altra parte, Prada che è diverso dagli altri. E una cosa che non ho capito come mai è che per esempio Prada e Gucci mi hanno dato i loro sacchetti, anche se quelli vecchi, mentre per gli altri negozi c'è proprio quello, c'è la sacca, c'è la busta brandizzata The Mall. Quindi non lo so come mai, però una scappatina ogni tanto ci sta, ci sta. Mi è piaciuto. Voto finale non gli do 9, però 8. 8 se lo merita tutto, anche perché poi c'erano i bar, c'erano i ristoranti. Io ovviamente ho fatto il mukbang dal McDonald's, quindi ho evitato di rimangiare, anche perché il tempo era poco per mangiare e dovevo sprecare tempo per fare shopping. Effettivamente alla fin fine ci sono stato 4 ore, perché adesso sono le 5:30. E, strana questa cosa che io non ci sia mai stato, però quando ho iniziato, allora ho sempre avuto la passione, no, per i brand e tutto quanto, ma quando ho iniziato veramente a comprarli ormai abitavo già a Milano. C'è da dire che, scusate ruttino, a fine luglio io vi avevo detto devo spendere meno, a agosto ci ho dato dentro. Però diciamo che questi sono i soldi che avrei speso comunque andando in vacanza in Puglia, cosa che poi non è successa, e quindi sono rimasto qua e l'ho spesi così. Questa è la mia vacanza. Mm-hmm. Sì,
Il personale dei negozi mi è piaciuto, sempre attento, che mi ha aiutato molto, sempre gentile, qualche bonazzo adoro, ho anche tipo flirtato, penso, con un commesso di Gucci, però ve lo racconto poi nell'altro vlog di domani. E, è stato molto interessante, sì, approvato, ci riandrò. Sono andato a buttare via il sacchetto, dato che c'ero, però mi è venuto un dubbio. Fatemi ricontrollare se ci sono tutti i miei sacchetti o se li ho persi per la via. Sì, ci sono! Pennini, pennini amorevoli! Direi che ora possiamo andare a casa davvero, che devo fare la doccia perché sono distrutto. Raga, corriamo che sono arrivato a casa, mio padre non c'è, posso nascondere tutta la roba! Perfetto, mi è entrato tutto qui, tutto nascosto lì, l'unica cosa è il Prada. Il Prada me lo porterò. Qualcosa dovrò pur comprare, sono stato tutto il giorno fuori. Oh, anyway, ragazzi, ragazzi, oh, io che male, oh, ce l'ho fatta. E niente, io vi do appuntamento a domani con il vlog dove faremo il tour del negozio di Gucci, quello dell'outlet che a regola è il più grande d'Europa, se non del mondo. Grazie mille per avermi fatto compagnia anche oggi. Spero che questo video un po' diverso dal normale, perché se ho fatto una cosa ma fatta prima, shopping, vi sia piaciuto e vi abbia intrattenuto. Se avete delle domandine su questo outlet, su questo paese, fatemele qua sotto tramite commento e poi comunque potremo fare un video dove risponderò e vi dirò la mia per quello che so. Tanto ormai sono diventato esperto, ci ho passato tutto il pomeriggio, tutto il giorno, tutta la mattina e quindi sono very 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 excited, emotionated e molto contento. Per oggi è tutto, io vi do appuntamento a domani, ma in realtà ho solo iniziato adesso a lavorare perché devo finire tutti gli altri video. Ciao, ci vediamo domani, mi raccomando.